Ciao a tutti amici. Allora, oggi domenica prima di Pasqua mi sono reso conto di non avere ancora pensato né alla pastiera né al casatiello. Per cui questa mattina mi sono svegliato con questo pensiero, mi sono precipitato a fare la spesa e ho iniziato a preparare la pastiera. E della ricetta di questa pastiera parleremo fra un attimo, ma come avrete capito da quello che vedete qui, la particolarità di oggi è sì la pastiera, ma più che altro la modalità di cottura. Perché come vedete non sto cucinando nel forno tradizionale di casa, ma nel forno F1P134, che è un forno pizza capace di fare cotture davvero molto violente a temperature molto alte, raggiungendo i 500 gradi. E quindi no, non bastava per me fare solamente la pastiera di corsa stamattina, ma volevo mettere a dura prova anche questo forno, che nasce teoricamente per la cottura della sola pizza, ma che in realtà sto scoprendo essere sempre più versatile. Perché a dura prova? Perché la pastiera napoletana è uno dei dolci che necessita di una cottura davvero lenta e dolce, temperatura bassa, e cuocere in circa per 50-60 minuti perché deve asciugare molto bene. Quindi può sembrare un po' una sfida cuocere in questo forno. Allora, in realtà la cottura è già partita da un po', la vedete dentro, il forno è acceso, sta già cuocendo, non vedete nessuno dei termostati accesi perché la temperatura è talmente bassa per questo forno che è progettato in maniera tale da poter contenere il calore, che praticamente si accende pochissimo. Quindi diciamo che in questo periodo in cui l'energia è schizzata alle stelle è proprio la soluzione perfetta. La cottura è avviata da circa 16 minuti, quindi ci vorranno ancora 40 minuti. Si è acceso il termostato intanto. E per ora devo dire che si sta comportando molto bene. Vi farò vedere tra un attimo come ho impostato i termostati, in maniera tale da praticamente condurre quasi tutta la cottura da sotto, dalla platea, e facendo in modo che il cielo rimanga quasi sempre spento, o comunque inizialmente sicuramente quasi sempre spento, dato che la camera è molto piccola e la resistenza sopra è davvero molto grande, quindi tenerla accesa potrebbe compromettere la cottura della parte superiore. Vi racconto velocemente la preparazione di questa pastiera, davvero preparata in 2-3 ore. Partiamo dalla frolla. Devo essere sincero, negli anni per me la frolla è stata a volte un problema. Non ero bravissimo a realizzarla. Dopo varie prove, diverse ricette, vari metodi di impastamento, sono arrivata a quella che per me è quella conclusiva, semplicissima, e il risultato è assicurato. Procedo in questo modo. Dispongo la farina sul piano di lavoro creando la classica fontana al centro. Nella fontana vado a posizionare il burro tolto circa un quarto d'ora, 20 minuti prima dal frigorifero, e lo faccio a pezzettoni. Tutto lo zucchero e incomincio a lavorare con le mani zucchero e burro, stringendolo tra le mani, creando quindi poi piano piano una specie di crema, e stando attento a non andare ancora a prendere farina in questa fase, quindi creo proprio solo una pasta di burro e zucchero. Quando avrà raggiunto una consistenza piuttosto omogenea, sembrerà quasi un panetto, aggiungo le uova e gli aromi, lavoro ancora un po' con le mani, e solo a questo punto incomincio a richiamare la farina dai lati della fontana, un po' alla volta, fino a prenderla tutta. E più che impastare, faccio delle pressioni con le mani, perché quello che poi ci può creare problemi dopo nella stesura di una frolla è se sviluppa glutine durante questa fase mentre impastiamo. Ecco, la frolla, lo dice proprio la parola, non deve avere un legame molto forte di glutine, ma nella sua caratteristica deve rimanere molto frastagliata, un po' sbriciolona, ecco. Quindi non bisogna lavorarla molto per non far sviluppare molto glutine. Se rispettiamo questa regola, dopo stenderla sarà un gioco da ragazzi. Quindi continuo girando e facendo pressioni, impastando il meno possibile, fino a quando l'impasto risulterà liscio e omogeneo. A questo punto una spolverata di farina sulla superficie, chiudo bene in della pellicola e metto a riposare in frigorifero per 2-3 ore. Queste 2-3 ore di riposo in frigorifero saranno perfette per preparare il ripieno della pastiera. Io solitamente faccio così: parto dalla cottura del grano, che richiede circa una mezz'oretta. Quindi verso tutto il grano in un tegame, il latte e una bella noce di burro. C'è chi in questa fase mette anche un paio di cucchiai di zucchero. Fiamma medio-bassa e praticamente lascio sobbollire, stando attento ad andare a mescolare abbastanza di frequente, perché può attaccare sul fondo molto facilmente. Quindi sto attento quando inizia a sobbollire, andare a mescolare di tanto in tanto. Nella prima fase sarà ancora abbastanza liquida, dovremo portare la consistenza a una crema. Quindi dopo circa una mezz'oretta di cottura a fuoco abbastanza basso, girando di continuo, arriviamo a questa consistenza finale, proprio molto cremosa. A questo punto io, siccome ho fretta, trasferisco subito il grano
in una pirofila di vetro, in modo da allargarlo bene e farlo raffreddare velocemente. Diciamo che una volta che ha finito di fumare, io addirittura lo metto un pochino nel congelatore per far abbassare velocemente la temperatura. Se potete controllare tranquillamente la cottura del grano, durante la cottura potete preparare anche la ricotta con lo zucchero, oppure potete terminare di cuocere il grano e passare alla preparazione della ricotta e zucchero, che sarà molto semplice. Io utilizzo un misto di ricotta di pecora e ricotta vaccina. La schiaccio inizialmente un po' con la forchetta, poi aggiungo lo zucchero, continuo a setacciare con la forchetta e poi passo a una frusta in modo da raffinarla il più possibile, mescolando, fino a ottenere una crema più liscia e omogenea. E qui per me è sempre dura, perché me la mangerei tutta in questa fase. Adoro ricotta e zucchero. Ok, metto da parte in frigorifero e, aspettando che il grano raffreddi, incomincio a prepararmi il resto degli ingredienti, le uova e gli altri aromi. Una volta che il grano sarà raffreddato, nello stesso contenitore della ricotta ho aggiunto il grano, le scorze di arancio e di limone, le uova leggermente sbattute e il resto degli aromi, la vaniglia, io ho utilizzato una vaniglia liquida, e il classico aroma dei fiori d'arancio. La tradizione vuole che ci sia anche l'aroma dei mille fiori, che purtroppo io a Genova non riesco mai a trovare. Mescolato il tutto, intanto la frolla avrà riposato in frigorifero, quindi la tiro fuori almeno 10-15 minuti prima di stenderla, altrimenti sarà un po' troppo dura. La divido in due parti perché farò due pastiere. Ho imburrato e infarinato i classici stampi in alluminio per la pastiera. Vado prima con la stesura del fondo, spessore di circa un centimetro o poco meno. Foderò gli stampi e a questo punto non resta che riempire con il ripieno. Io ce ne metto un bel po', le faccio belle alte. E poi, stendendo un'altra piccola parte di frolla, vado a ricavare le classiche striscioline e, per onorare la tradizione, ne faremo 7, che vado a sistemare sulla superficie, incrociandole poi. E per finire, con una forchetta leggermente sporcata di farina, vado sia a dare questa forma sul bordo che a sigillare praticamente le strisce sul bordo di pasta frolla. E poi, con un coltello, via l'eccesso. Eccola qui. Già così mi piace un sacco, è bellissima. A questo punto, pastiere pronta, è stato il momento di preparare il forno. Quindi, come vi dicevo, la pastiera vuole una cottura molto dolce, a temperature piuttosto contenute, 150-160 gradi. In realtà la frolla cuoce velocemente, ma quello che dobbiamo fare è asciugare bene il ripieno, e quindi dobbiamo tenere una temperatura dolce e una cottura abbastanza prolungata, 50-60 minuti. Quindi ho impostato la platea intorno ai 150 gradi e il cielo tra i 75 e i 100 gradi. Vedrete che praticamente la resistenza superiore impostata così non si accenderà quasi mai, se non un po' all'inizio. Questo forno ha delle resistenze molto grandi ed è compatto, quindi tiene la temperatura molto bene. E poi ho pensato che tutto sommato è meglio iniziare con una temperatura leggermente più bassa, proprio perché la sto testando per la prima volta la cottura di un dolce così delicato in questo forno. E solo a fine cottura, quando ci saremo quasi, andrò forse ad aumentare leggermente il cielo per finire di colorare la pastiera. Mentre stiamo chiacchierando, siamo arrivati praticamente a 31 minuti di cottura. Andiamo a vederla un po' più da vicino adesso. Allora, la cottura è a ottimo punto, ci siamo quasi, sono circa 50 minuti in questo momento. Ho messo un cucchiaio qui per fare una cottura un po' a spiffero e far eliminare alla fine l'umidità. Attenzione quando riprenderete il cucchiaio che sarà bollente, quindi occhio a utilizzare un guanto. E ho adesso leggermente alzato la temperatura del cielo per cominciare a far colorare un pochino sopra, perché finora praticamente è stato tutto perfetto. Quindi adesso faccio ancora ulteriormente un pochino, giusto per farlo accendere. Finisco di far colorare sopra e ci siamo praticamente. Al momento mi sembra una delle cotture migliori che abbia mai fatto per la pastiera. Allora, ci siamo, eccola qui, ora la tiro fuori. Purtroppo non ho un prenditeglia, quindi devo arrangiarmi in questo modo. Ora, io non vorrei sbilanciarmi, ma mi sembra una delle cotture migliori di pastiera che abbia mai fatto. Sembra davvero ottima. Purtroppo bisogna aspettare che raffreddi bene, anche 10-12 ore, quindi è sempre meglio tagliarla e sformarla il giorno dopo.
Ma chiaramente io non ho avuto assolutamente la pazienza di aspettare il giorno seguente, ho voluto scoprire tutto subito. Non fatelo perché io stavo per distruggere la pastiera, guardate, girando, perché era ancora tiepidina e morbida, quindi mi stava scivolando e conviene assolutamente aspettare il giorno dopo, anche perché sarà sicuramente più asciutta e più saporita. Ma volevo controllare la cottura ai lati e sotto ed era perfetta, l'ho anche aperta, ma era veramente ancora troppo umida, però la frolla era fantastica perché scrocchiava addirittura, mi è piaciuta tantissimo e l'interno era assolutamente cotto, ancora tiepidino e quindi ancora troppo umido, ma il giorno dopo era assolutamente perfetto. Bene, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo.